Internet of Things, Industry 4.0, cosa state facendo concretamente per aiutare i partner a cogliere le opportunità? Strategia di Tech Data per quanto riguarda l'ambito dell'Internet of Things è quello di focalizzarsi sull'ecosistema. Un ecosistema che è composto da partner più tradizionali, unitamente a partner innovativi molto specializzati, molto focalizzati sulla soluzione. Ecco, appunto, lavorare per unire questi due elementi della catena del valore è fondamentale per noi e per farlo lavoriamo su tre elementi fondamentali. Il primo è la formazione, che valga per il mondo IT ad andare nell'industria e viceversa. La formazione è fondamentale per riuscire a parlare con gli interlocutori giusti, facendo le considerazioni giuste. Altro aspetto importantissimo è quello della capacità dello sviluppo flessibile e dell'integrazione con i sistemi aziendali tradizionali. E quindi in quest'ambito il nostro contributo, da un punto di vista anche di competenza e supporto ai partner, è sempre più importante. E ultimo, ma non ultimo, quello di ragionare in termini di pianificazione strategica, perché un partner per poter lavorare con l'ecosistema deve avere ben chiare le proprie competenze distintive e deve avere ben chiaro come integrarle con quelle che sono le competenze che prende dall'ecosistema. Quindi è cambiato il ruolo del distributore. Sì, il ruolo del distributore è cambiato completamente. Oggi la mia attenzione non è sull'euro in più o l'euro in meno che faccio in una transazione di una scatola, ma è sempre di più sul mondo a valore. Per me è molto più importante far crescere il mio partner piuttosto che andare a fare volumi, l'ottica di avere i partner del futuro con me. E qual è il ruolo di BM? Il ruolo di IBM è come sempre un ruolo di guida e trasformazione, sia nella tecnologia che nella proposizione. IoT è ormai da tempo parte della strategia di IBM e degli investimenti di IBM in questa direzione, e Watson, Artificial Intelligence, Cognitive sono tutti temi che sicuramente fanno parte di questa rivoluzione. Cognitive computing è presente o futuro? Ah, cognitive computing ormai è presente, lo viviamo tutti i giorni in quello che facciamo normalmente. Il problema, secondo me, oggi è che riuscire, e questo è emerso anche nel Watson Summit quest'anno, riuscire a capire se la nostra catena del valore ha compreso come sfruttare questa opportunità, perché l'opportunità è attuale, non ci sono dubbi.